I polmoni sono i due organi principali dell'apparato respiratorio, in quanto hanno il compito di fornire l'ossigeno ai tessuti dell'organismo ed eliminare l'anidride carbonica presente nel sangue, rendendo così possibili gli scambi gassosi che avvengono tra i milioni di alveoli polmonari e i capillari che li circondano. I polmoni, posti nella cavità toracica ai lati del cuore, sono costituiti da un tessuto spugnoso ed elastico e sono avvolti da una membrana sierosa detta pleura, la cui funzione principale è quella di scorrere sulle pareti della cavità polmonare e favorire la loro espansione durante la fase di inspirazione. Come tutti gli organi, anche i polmoni possono andare incontro a una crescita incontrollata di cellule maligne, dagli alveoli ai tessuti polmonari, provocando così l'insorgenza di un tumore al polmone. Incidenza del tumore al polmone. Secondo i dati forniti dall'Associazione Italiana Registri Tumori, nel 2022 ci sono state 43.900 nuove diagnosi di tumori al polmone, di cui 29.300 negli uomini e 14.600 nelle donne. In base ai dati oggi disponibili, possiamo dire che nel corso della vita un uomo su 10 e una donna su 35 possono sviluppare un tumore al polmone, mentre un uomo su 11 e una donna su 45 rischiano di morire a causa della malattia. Nel mondo, il carcinoma del polmone risulta la prima causa di morte oncologica negli uomini e la seconda nelle donne, preceduto solamente dal tumore della mammella. Sintomi del tumore al polmone. Il tumore al polmone è una neoplasia subdola, in quanto nelle sue fasi iniziali è asintomatica. Quando si presentano i primi sintomi, infatti, nella maggior parte dei casi, il tumore si trova già in uno stadio avanzato. Ma quali sono i segni e i sintomi più frequenti di un carcinoma polmonare? Andiamo a vederli. Tosse persistente. La tosse è un fisiologico meccanismo di difesa dell'apparato respiratorio che si verifica in risposta a un'irritazione delle vie aeree superiori. Grazie a una rapida espirazione forzata a glottide chiusa, segmento superiore della laringe, si genera un getto di aria ad alta velocità che serve ad eliminare corpi estranei o sostanze irritanti dalle vie aeree, mantenendole così libere e pulite. Nella maggior parte dei casi, le cause più comuni della tosse sono benigne, ad esempio l'influenza o l'allergia stagionale, ma in alcuni casi può essere il campanello di allarme di una patologia respiratoria o tumorale. Una tosse persistente, infatti, che non passa dopo 2 o 3 settimane o che tende a peggiorare con il passare dei giorni, potrebbe essere uno dei sintomi del cancro ai polmoni. Questo perché la massa tumorale, man mano che aumenta di dimensioni, irrita le vie respiratorie e preme sui recettori coinvolti nel riflesso della tosse. Inizialmente potresti avvertire il costante bisogno di schiarirti la gola, mentre successivamente potresti vedere del sangue quando tossisci. Emottisi ed emoftoe. L'emottisi indica l'emissione di sangue per via orale proveniente dalle vie respiratorie e conseguente alla rottura di alcuni vasi sanguigni dei bronchi o degli alveoli polmonari. Può essere la manifestazione patologica di un'infezione respiratoria, come la bronchite e la polmonite, ma anche di un tumore al polmone, in particolare di un carcinoma broncogeno. Le cause sono da ricercare nella neovascolarizzazione, all'interno e relativa alla neoplasia, all'esfoliazione della superficie del tumore, all'irritazione della massa tumorale dovuta alla tosse o alla rottura dei vasi sanguigni presenti nelle strutture vascolari vicine alla sede di origine del tumore. Le tracce ematiche possono apparire di colore rosso vivo o rosato e con la presenza o meno di muco. Un altro dei possibili sintomi di un carcinoma polmonare è l'emoftoe. Si tratta di un termine medico che indica l'emissione di sangue mescolato a catarro, materiale secreto dalle mucose respiratorie in seguito all'insorgenza di alcuni processi patologici. Anche in questo caso, però, le cause possono essere bronchiti, cardiopatie, lesioni vascolari e la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Dolore toracico. Un dolore al petto, che aumenta nel caso di un colpo di tosse o un respiro profondo, può essere un sintomo di un tumore al polmone. Questo perché la massa tumorale, aumentando di dimensioni, può comprimere i nervi vicini e causare un dolore toracico che spesso aumenta di intensità quando ridiamo, tossiamo o respiriamo. Un tumore localizzato, ad esempio, in corrispondenza dell'apice polmonare, può provocare una compressione di alcuni rami del sistema simpatico.
In questo caso, si parla di tumore di Pankhurst, nome che deriva dal radiologo statunitense che per primo lo descrisse e può causare la sindrome di Bernard Horner. Si tratta di una patologia neurologica caratterizzata da una triade di sintomi, tra cui miosi, ossia un restringimento della pupilla, e in oftalmo, rientro dell'occhio nell'orbita, e una riduzione della rima palpebrale. I tumori che si sviluppano nell'apice polmonare possono anche comprimere il plesso brachiale, rete nervosa, responsabile dell'innervazione sensitiva e motoria degli arti superiori, provocando così dolore e debolezza dei muscoli della spalla, del braccio e della mano. Se invece interessa al nervo laringeo ricorrente, può causare raucedine, tosse e disfonia, ossia un'alterazione del timbro della voce. Dispnea. Uno dei sintomi più comuni nelle neoplasie polmonari è la dispnea, nota anche come fame d'aria o fiato corto. Si tratta di una condizione medica in cui la respirazione si manifesta affannosa, sofferente e forzata, avendo così la sensazione di mancanza d'aria o di non riuscire a farne entrare una quantità sufficiente nei polmoni. Ciascun polmone è avvolto da una doppia membrana chiamata pleura, formata da due strati, la pleura viscerale, strato più interno, e la pleura parietale, quello più esterno. In condizioni fisiologiche, tra i due strati è presente una piccola quantità di liquido pleurico tra i 10 e i 20 ml, che agendo da lubrificante facilita lo scorrimento dei due strati a ogni atto respiratorio. Nel caso di un carcinoma polmonare che interessa la pleura, le cellule tumorali possono infiammare i due strati pleurici, che reagiscono producendo una quantità eccessiva di liquido che va ad accumularsi nella cavità pleurica. Si parla così di versamento pleurico, dove l'abbondante presenza di questo liquido spinge sulla parete toracica e sul diaframma, provocando un'espansione della cavità toracica e una riduzione del volume polmonare. Non solo, un accumulo di liquido pleurico impedisce ai polmoni di espandersi completamente, causando una mancanza di respiro. Stanchezza cronica e perdita di peso. L'affaticamento dovuto al cancro o ai suoi trattamenti è il sintomo più comune per i pazienti oncologici di ogni età e con ogni tipologia di diagnosi, e non tende a migliorare con il riposo o il sonno. Si avverte così una spossatezza estrema, una sensazione di stanchezza fisica, emotiva e cognitiva non proporzionata rispetto all'attività svolta, spesso di un'intensità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle più semplici azioni quotidiane. L'affaticamento è infatti uno dei sintomi più frequenti riportati nei pazienti con cancro del polmone durante l'intero decorso della malattia. Questo perché la presenza della massa tumorale può indurre l'organismo a rilasciare alcune sostanze chimiche, come le citochine pro-infiammatorie, responsabili dell'insorgenza di una sensazione di affaticamento cronico. Non solo, il rilascio di queste sostanze chimiche interferisce anche con il modo in cui il metabolismo utilizza il cibo che assumiamo per ricavarne l'energia necessaria allo svolgimento di tutte le funzioni corporee. La conseguenza è una diminuzione dell'appetito e una perdita di peso. Come ricorda l'AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, è raro che un singolo segno o sintomo permetta di riconoscere in modo inequivocabile l'insorgenza di un tumore. Spesso si risolvono spontaneamente in breve tempo, mentre in altri casi, se persistono, è importante rivolgersi al proprio medico. In genere sono dovuti ad alcune patologie che tendono a guarire con le giuste cure, ma talvolta possono essere anche la spia di un tumore maligno. Una diagnosi precoce permette di individuare un tumore quando è ancora nelle sue fasi iniziali, aumentando l'efficacia della terapia e soprattutto la probabilità di sopravvivenza.